Salve a tutti e buona giornata all'insegna delle stelle. Ariete, se oggi stai ancora bene con il tuo partner, vuol dire che la coppia è forte. Non è facile fare andare a passeggio un cavallo da corsa, ma per ora dovresti rallentare la tua corsa. Toro, arriva un mese di passione, ma anche di concretezze. Le coppie che hanno in sospeso qualcosa potrebbero pensare di consolidare il rapporto. Gemelli, attento sempre al denaro, perché sei un po' spendaccione. Questo mese continua con alti e bassi emotivi, cerca di rilassarti in amore. Cancro, veramente provato da queste stelle, non dico che tutto passa subito, ancora un periodo che richiede molta energia e forza per superare questo periodaccio. Leone, certamente sei il più splendido in questo momento e quando i pianeti sorridono tutto va a gonfie vele. Vergine, cara e dolce Vergine, cerca di essere meno malinconica in questo periodo. Bilancia, Giove e Saturno ti caricano, ma ricorda che hai delle opposizioni al momento che ti creano problemi anche a livello lavorativo. Sei molto contestato, penso che entro fine mese avverrà qualche cambiamento di ruolo o di posto di lavoro. Scorpione, quando ami veramente sei uno fra i segni più fedeli. Al momento non è che manchi l'amore, ma sei annoiato, hai bisogno di stimoli nuovi. Sagittario, ogni giorno per te potrebbe essere un giorno brillante, pieno di belle e nuove cose. Chiedo però a quei sagittari che sono fermi, cosa aspettate? Capricorno, mi piace pensare e poter dire quanto sia forte e roccioso questo segno, il segno che germoglia nonostante il gelido inverno di gennaio. Ripeto, sei forte e riesci a gestire tutto da solo, ma in questo momento potresti stressarti tanto se non hai collaboratori giusti. Giove in aspetto dispettoso ti fa guadagnare di meno e con un po' più di fatica. Forse qualcosa di importante l'estate cambierà. Magari un nuovo lavoro, uno spostamento di città. Comunque tutto sembrerà perduto, ma dicembre ti porterà una grande forza e soddisfazioni inaspettate. Acquario, sei libero di decidere il da farsi, nessuno ti ostacola, ma sorprenderai molte persone attorno a te. Pesci, il segno dell'ignoto, uno dei tre segni più spirituali assieme al Capricorno e all'Acquario. Non riesci non a farti coinvolgere a qualcuno se sta male attorno a te. Vi auguro una bellissima giornata, a domani.